Ieri due webinar dedicati all'Horeca, online anche una nuova puntata di Parliamone Insieme di Italgrob, per la quale ascoltiamo il contributo di Luca De Siero. Intelligenza artificiale per l'Horeca, qualcosa sta nascendo. Domani a Spunti di Vista con Jacopo Romagnoli, esperto di Web 3.0. Horeca Short News è offerta da Skipper, senza zuccheri aggiunti. Peroni nastro azzurro, stile Capri. Smilebox Maniva. Fa bene anche a chi non la beve. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Horeca Channel Italia. La giornata di ieri è stata ricca e affollata di webinar dedicati al mercato Horeca, eventi organizzati da primarie società di analisi come Progettica, che ha organizzato un webinar dal titolo Eppur si muove, cambiamenti e nuove strutture di mercato nel mondo del Never Normal. Le relazioni sono state tenute da Alberto Scola e Damiano Possenti. Altro evento sugli scudi, quello organizzato da Trade Lab, che ha presentato l'evoluzione e le nuove opportunità che offre la piattaforma OnTheMap Geo, uno strumento a dir poco prezioso per chi opera nel mondo del fuoricasa. Altro appuntamento da segnalare, il webinar nella rubrica Parliamone Insieme, organizzato dalla Federazione Italgrob in collaborazione con la società 4Mind. Nel mezzo del cammin, un viaggio nel 2023. Questo il titolo dell'appuntamento, che ha offerto uno spaccato sullo stato dell'arte del fuoricasa italiano. I contenuti, proposti da Antonio Faralla, CEO di 4Mind, sono stati commentati e implementati da Luca De Siero, direttore generale d'Horeca Italia, e Andrea Marino, direttore commerciale Ferrarella società Benefit. Moderazione a cura di Dino Di Marino, direttore di Italgrob. Ascoltiamo un commento da parte di Luca De Siero. Un saluto a tutti, ringrazio Giuseppe per l'invito e ringrazio anche le persone che ci stanno ascoltando nel podcast. Giuseppe, abbiamo da poco concluso un interessantissimo webinar con Italgrob e come ospiti Antonio Faranda di 4Mind, che conosci, e Andrea Di Marino del gruppo Ferrarelle. Le analisi presentate sono state come sempre interessanti, hanno fatto un po' una fotografia della situazione ad oggi del mercato Horeca nel primo semestre. Il titolo del talk è stato praticamente nel mezzo del cammin, proprio andare a simboleggiare che siamo a metà di questo anno 2023, che si presenta come un anno estremamente interessante, e abbiamo messo praticamente sotto lente di ingrandimento i key driver principali di questa performance, di questa prima semestrale. Che cosa ci dicono i dati? E caliamoci subito nei numeri e poi ne trarremo le conclusioni. Tutti ricordavamo che avevamo un primo trimestre abbastanza scarico legato all'anno precedente, quindi il primo trimestre è stato particolarmente interessante in termini di crescita volume e soprattutto valore. La seconda parte del trimestre, il secondo quarter, ha dato praticamente un tasso di crescita più lento dovuto principalmente ai fattori climatici. Ma sul periodo year to date, nei primi sei mesi dell'anno, nell'H1, il dato è ancora positivo. La prima nota importante che emerge è che portiamo praticamente totale canale, totale mercato, una crescita a volumi di un 3% a fronte praticamente di una crescita a valore di circa 17-18 punti, principalmente guidata da quello che, come tutti ben sappiamo, è l'aumento inflattivo dovuto all'aumento delle materie prime, al caro energetico e via discorrendo. Prima considerazione che è emersa nel talk con i colleghi è stata quella di fare un confronto anche verso il 2019. E già verso il 2019 si è visto come la performance andava a stemperarsi, a mitigarsi verso il 2022, tant'è che verso il 2019 non siamo ancora praticamente in linea con le performance dello scorso anno, quindi, come dire, non abbiamo ancora completamente recuperato quelle che sono le performance ante Covid. In termini poi di sottocanali e di consumi, l'altro dato interessante che emerge è che praticamente i sottocanali di riferimento che continuano a trainare sono sicuramente il bar diurno, che si dimostra particolarmente vivace nel momento degli aperitivi e nella pausa pranzo, e tutto quello che è il mondo della ristorazione, incluso anche le pizzerie. In termini di sottocanali sono sicuramente i cluster di maggiore interesse. In termini di macro categorie merceologiche abbiamo più che altro delle conferme. Molto molto bene il mondo degli aperitivi, degli spirits legato al mondo degli aperitivi, la birra mostra una ritrovata vivacità e una costante sempre il mondo delle acque, continua ad essere un comparto strategico, ricordo a tutti che vale circa il 14, 15, 16% del mondo della distribuzione, quindi grande interesse anche nel mondo delle acque. Ultima chart, dato di chiusura del 2023, ci aspettiamo praticamente un H2 un po' più lento, comunque insomma una chiusura positiva per poi rifare il punto per il 2024. Sicuramente il 2023 sarà, come dire, un po' un giro di boa per capire poi i prossimi anni come verranno affrontati.
Il canale dimostra vivacità, dimostra dinamismo, c'è entusiasmo, c'è un saldo attivo della bilancia per quanto riguarda i turisti nel paese Italia e c'è sicuramente un bilancio attivo per quanto riguarda gli italiani che dal 76 all'86% hanno dichiarato di poter rimanere in Italia per trascorrere le proprie vacanze. Spero di essere stato sintetico perché i numeri erano tanti, spero di essere stato d'aiuto e utile ai nostri ascoltatori, ti ringrazio dell'invito e mi auguro di essere ancora vostro ospite. Un caro saluto e buon lavoro a tutti. Ultimamente si parla molto di intelligenza artificiale, un fenomeno che avrà a che fare anche con l'Horeca? Sì, e infatti questa tecnologia potrà essere utilizzata per automatizzare tutti quei processi legati alla preparazione e alla distribuzione food and beverage. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per raccogliere e analizzare anche i dati dei clienti e quindi consentire agli operatori, produttori e ristoratori di personalizzare l'offerta e poi ottimizzare inventari, gestire scorte, pianificare produzioni e proposte varie. Sono poi allo studio soluzioni ad hoc anche per le attività di distribuzione. Si parla infatti di un vero e proprio assistente virtuale pronto a suggerire soluzioni di gestione come anche informazioni di ogni genere su prodotti e categorie merceologiche. E proprio domani, nella rubrica Spunti di vista, parliamo di tecnologia evoluta, blockchain, intelligenza artificiale, metaverso, in compagnia di Jacopo Romagnoli, esperto di Web 3.0 ed Information Technology. Scopriremo che sì, la tecnologia può davvero essere utilizzata con umana intelligenza, però, per connettere e valorizzare al meglio il variegato e variopinto mondo del food and beverage, un mondo dove, al di là dell'intelligenza artificiale, il lavoro degli esseri umani è imprescindibile. A domani allora, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.